Inizia con una sconfitta al girone di ritorno della Turris. L'Avellino smanca i Liguori con uno 0-2 che lascia l'amaro in bocca agli uomini di Fabiano, che subiscono la superiorità degli Irpini sin dalle prime battute. Prima Maniero da lontano chiama Bagnale all'intervento non difficile, poi è Tito che su calcio di punizione centra la traversa, ma a metà primo tempo è Silvestri a svettare di testa su calcio d'angolo e insaccare nella porta corallina. La Turris prova a reagire, ma una conclusione di Franco termina ampiamente fuori. La ripresa si apre con Pandolfi che ci prova da fuori area, ma il suo tiro lambisce il palo. Gli ospiti riprendono a macinare il gioco e guadagnano un calcio di rigore per un ingenuo fallo di Romano che stende Maniero in area. Lo stesso Maniero dal dischetto manda in rete il pallone pur deviato dall'estremo difensore corallino. Non accade quasi più nulla fino al triplice fischio che sancisce la vittoria dei biancoverdi, mentre la Turris fatica ancora a dare continuità di risultati tra le mura amiche. Il prossimo impegno sabato pomeriggio in trasferta contro la Virtus Francavilla.